Questa mattina, nell'aula magna della scuola allievi carabinieri di Campobasso, si è svolto l'evento formativo dal titolo «La violenza non può essere l'ultima parola. Prevenzione ed informazione sulla violenza contro le donne». Presenti circa 500 allievi carabinieri frequentatori del 143° corso e le autorità civili e militari della regione. L'evento formativo è stato patrocinato dall'Ordine dei giornalisti del Molise in collaborazione con la scuola allievi carabinieri, la questura di Campobasso, la Procura della Repubblica, il Comune, l'ambito territoriale sociale ed il centro antiviolenza BeFree. Vincenzo Cimino, presidente dell'Ordine dei giornalisti, l'Ordine è sempre in prima linea, specialmente quando si tratta di formare su temi di così stretta attualità. Noi oggi approfittiamo di questo argomento per dire che non si parla di femminicidio solo il 25 novembre, ma si parla sempre, anche se nel Molise noi non abbiamo casi particolari. Ricordo Isernia, qualche anno fa ci fu un omicidio che caratterizzò l'opinione pubblica e l'informazione per alcuni mesi. Quindi ripeto, non bisogna parlare di questo fenomeno soltanto a novembre e soltanto negli episodi di cronaca nera, ma il problema delle donne va inquadrato nel mercato del lavoro, nell'accesso alle professioni, insomma della vita sociale che deve essere paritaria tra l'uomo e la donna. Fra i relatori, il prefetto vicario di Campobasso, Elvira Nuzzolo, Anna Rita Carollo, sostituto procuratore della Repubblica di Campobasso, che ha parlato di tutela giuridica delle vittime di violenza, e il comandante Luigi Delle Grazie, comandante provinciale dei Carabinieri. Beh, abbiamo fatto comunque dei punti, dei passaggi in avanti ultimamente, soprattutto di recente. C'è stata appunto l'entrata in vigore della nuova normativa sul cosiddetto codice rosso rafforzato, che appunto va ad aggiornare quelle che sono già le misure previste dal codice rosso del 2019, ma introduce dei punti molto importanti a favore appunto della tutela delle vittime di violenza. In particolare appunto tra le novità di questa nuova normativa c'è soprattutto appunto l'obbligo da parte del pubblico ministero di ascoltare entro 3 giorni la donna che sporge denuncia. Un altro aspetto importante è anche quello dell'allungamento dei tempi previsti per sporgere denuncia, che da 6 passano a 12. O ad esempio anche la possibilità di disporre la misura cautelare carceraria per reati che prima non erano, per i quali prima il limite edittale non consentiva di intervenire in questo senso, si pensi per esempio alle lesioni, le lesioni semplici aggravate poi dalla convivenza familiare, che sono uno dei reati spia della violenza di genere e della violenza domestica. Ecco, la possibilità di intervenire con strumenti efficaci quali le misure custodiali addirittura è sicuramente un istituto che va a tutela ulteriore delle vittime. Quanto è importante il ruolo della formazione e dell'informazione? L'aspetto che cura l'arma territoriale è soprattutto per l'informazione. L'informazione porta a sapere, il sapere porta a denunciare, la denuncia, alla base della denuncia c'è la fiducia. Questo per dire che l'arma dei carabinieri, così capillarmente diffusa sul territorio, è fondamentale per far emergere quei determinati fenomeni di violenza di genere che purtroppo ogni giorno si sentono sempre di più in Italia.